Ascolta, scusa Nessa, non mi ha rotto il cazzo. Scusa. No, dagli la cannella. Vai fuori dal cazzo. Senti, non c'è niente da mangiare. Figa, sono dei cookie, 4,51. Secondo te te ne vengo a dare un pezzo? Buongiorno amici, eccoci qua al secondo episodio di Breakfast in London. Oggi, come magari qualcuno di voi ha già riconosciuto dalle immagini, siamo a Soho e portiamo a scoprire cosa si può trovare e i prezzi. Soho, che era quartiere italiano una volta. Adesso, amore, che quartiere, cioè come lo descriveresti in due parole? Soho al giorno d'oggi. Quartiere LGBTQ. Un giorno c'era il Caffè Italia, il giorno dopo però è gestito da Alba Chicks. Siamo solo a Soho e non usciamo dalle 4 mura di Soho. Se venite a Soho, a fine video vi diremo se andare a mangiare in questi posti o no. State con noi. Il primo posto è Maison Berthaud, francese. Senti questa non la sai. È la prima pasticceria di torte, tipo cake shop, a Londra. Prova a dire una data, in che anno aperto? 1871. Da ben 152 anni che ci sono gli stessi, cioè proprio la stessa gente che lavora. Da 152 anni serve la stessa persona. L'ha aperto ed è ancora lì dentro, adesso noi andiamo a incontrarlo. Siamo in Francia, cosa che non posso prendere se non l'éclair alla vaniglia. Paste molto tradizionali, niente di innovativo. Tra éclair, cioccolato, caffè penso e vaniglia. Tu hai scelto la torta più triste della vetrina. Non è vero, a me sembrava super bella. Pere e mandorle. Quindi a voi, io non so neanche se la voglio provare, pere e mandorle però. Secondo me era bella. Questa. E te? Non è tensa però, già. Guarda. Non lo so, Fabietto, già. Però due buchi sotto riempita. Oh. Alcolica. Crema dentro è buona. Questo è tutto zucchero. Questo qua è tutto zucchero. Non lo so. Vabbè. E la Madonna. C'era una volta un pezzo di torta. Una torta. Una torta, neanche le mandorle, per una torta. Minchia, appiccica tutto. Te l'ho detto. La crema è freschina, però poi... Ma è alcolica. Ma tipo quelle che faceva mia nonna. Ci metteva quelle due gocce d'alcol e sapeva di quelle due gocce d'alcol. Non so, Fabi. No. No, la crema in sé non mi dispiace. È la... non so, la pasta in sé che non mi entusiasma. Che pasta? Una pasta asciutta. Ho messo già la mia tortina. Bella, bella. Ah, minchia, è enorme, no, io la... ma ragazzi, è troppo. Cioè, guardate che forchettina. Cioè, è stranissimo. Come la descriveresti? Dai, di due parole. Una torta. Fatta bene, però. Comunque loro, te l'ho detto, la ricetta è quella del 1871, cioè si vedeva che era tradizionale proprio. Sì. Quindi amici francesi che ci state seguendo, se volete la pasticceria tradizionale, venite qua. Comunque, guarda questa atmosfera, super carina. Sei in Francia, dici? C'è del francesismo? Scusate il francesismo. Quanto hai pagato, amore, che hai pagato tu? 12. E la Madonna! Oh. Sterline? No. Beh, ho sentito bene. Dimmi la verità, 12 sterline? 12, giuro. Un eclair e una torta, giuro. Senza bevande. Volete della tap water? Sì, non è arrivata. Lo so, Fabio, non... io... vorrei rivederla. Adesso che so il prezzo, un attimo, se ci girate al largo, speriamo nei prossimi tre di consigliarvi cose buone, se no potete anche non... se non c'è niente di buono potete anche non venire a far colazione a Soho, non è che per forza. Esatto. Venire a fare colazione a so, quindi 12 sterline. Dai, usciamo o veloci, dai?
Ma... quindi non ce ne vogliano i francesi e Maison Berthaud. L'avevo detto tipo 3 minuti fa, se siete francesi veniteci. Aggiungo, se siete francesi ricchi veniteci, perché 12 sterline per quella roba lì. C'è di meglio, diciamo. Mi ero promesso di non arrabbiarmi nei video per ora. Questo inizio mi ci fa portare arrabbiare. Cerchiamo di bilanciare con i prossimi, perché la prima cosa del giorno, mangiare quella lì, che non so, c'ho già questa bocca, devo mangiare. Andiamo veloce del prossimo. Come si chiama il prossimo? Disappunto. Il prossimo si chiama Disappunto, no. È aperto 2 mesi fa. Ma non mi ricordo. Nessuno lo voleva, infatti c'era del disappunto nell'aria. Il secondo posto è Coco Playa, come vedete alle mie spalle. Non vi sembra di stare tipo in stile Hawaii su una spiaggia con la noce di cocco? Ma cazzo, ma cannuccia. Piove, c'è 0 gradi, non c'è una luce di sole, vabbè, ma che Hawaii? Questo, cioè, se guardi il locale così sembra. Ma comunque no. Dovrebbe essere specializzato in cibi a base di cocco. Adesso entriamo e lo scopriremo. Allora, abbiamo preso un coconut brownie e un coconut macaron e adesso stiamo aspettando fresco, caldo in teoria, lo sticky rice con il mango e il cocco ovviamente. È un po' impastoso. E a me il macaron è un po'. Il brownino sembra buono. No. Va bene. C'è poco di cocco. Del disappunto. La seconda volta, attenzione. Aia. Si alza. Aia. Mi arrabbio. Aia. Mi arrabbio, Andiamo con lo sticky rice. Non sai perché ci voleva 15 minuti, perché devono cucinare il riso. Però almeno è fresco. Ti dirò che è strano per chi non mangia il riso a colazione, ma mi piace. Se non mi scappa il mango. Che strano. Particolare, ma per adesso è il migliore, ragazzi. Poi non è troppo dolce, c'è la freschezza del mango. Per gli amici che ci seguono, è una colazione tipica. Mi dici per piacere quanto hai speso? 10,42 tipo. Però questo mangi, non è un eclair del cazzo con la grassa sopra, che costa 6 sterline, no? Buono, io questo lo provo, ragazzi, ve lo consiglio. Ma che sei dovuto aspettare 20 minuti? Sì. Ti dico la verità, mentre stavamo aspettando il riso, mango e cocco, avevo già nelle note cambiato il nome del video in colazioni a Londra, 2 punti, episodio Soho, no. Era proprio, c'è il morale caduto in basso quando inizi la giornata, dici dai, video, andiamo. Però quel riso ha un attimino svoltato per il momento, no? Sì, ci voleva, perché senza saperlo ovviamente, ha proprio rinfrescato il palato. Davanti a Cream, che io chiamerei creme, non lo sappiamo, che è specializzato in cookies. La nostra aspettativa è salita, stiamo a vedere. Ma è anche scesa dopo i primi 2. Ragazzi, è arrivato quel momento del video, il momento in cui vi chiediamo di iscrivervi al canale, di mettere like, di lasciare un commento. Gli zuccheri di in questo nuovo format non ne avevamo tenuti a conto, oltre che alla palestra forse ci servirà anche il dentista, quindi supportateci, che anche l'Ale a camminare all'indietro è sono impeditissimo. Ritorniamo a mangiare. Abbiamo preso cookie miso e cioccolato bianco e cannella, mela e cioccolato. Dalla consistenza in mano è molto morbido. Eccoci qua.
È molto bella la consistenza. Mai visto un cookie di questo tipo? Sono curiosa. Si sente un sacco la cannella, ma si appiccica tutto al palato. Faccio, guarda. Vuole un po' di cookie, anche lui. Cosa che arrivano? Ragazzi, è un cookie molto diverso dai soliti, perché ha un cuore super morbido. Ha dei sentimenti, è un cookie che ha dei sentimenti. Ho preso i fazzoletti, non uno come te, ma ne ho presi 7. Vuoi sapere cosa c'è scritto? Ti va male a te. Perché? C'è scritto, I only love my cookies and my mama. Allora. E quindi? Io non approvo. Cioè, la cannella si sente, quindi c'è. No, si sente veramente. Sì, io non la sento tanto dal naso. Si impasta il palato perché c'è il cioccolato sciolto. Si attacca. Tipo la Nutella, no? È buono, ma mele e cannella non mi piace. Miso e cioccolato bianco. Combinazione ormai nota e approvata. Questo condimento giapponese fatto di fagioli di soia fermentati. Bianco è il più leggero. Marrone è quello mediamente forte. Quello rosso è quello che, infatti, in tutti i dolci si usa il bianco perché è quello un po' meno invasivo. Pezzi di cioccolato bianco che è proprio bianco. Meno male, si sente dite. Almeno il miso. Meno male, perché molti dicono miso e poi non c'è. Questo è un cookie. Di questo si impasta perché, come molti cookie devono essere, dentro sono molli. Chewy, si dice chewy, masticosi, traduzione. Quindi più è grande più lo sarà. Di solito i cookie sono piatti, questo sì. Pesa un chilo. È un po' dolce però. Sì. Hai preso l'acqua? No. Prima ti faccio assaggiare questo, mi dici quanto hai pagato? Ho pagato 10 qualcosa, ma i centesimi non me li ricordo. Però. Allora dai, vai fuori dal cazzo. Senti, non c'è niente da mangiare. Vai via, vai a cercarti, sei selvaggio, vai a cercarti le cose da so. Figa, sono dei cookie, 4,50 l'uno, secondo te te vengo a dare un pezzo? Per essere dove siamo, sono comunque grossi, pesano. Ascolta, scusa un attimo, mi ha rotto il cazzo, scusa. No, dagli la cannella, amore, gli dai quello buono, gli ho dato il primo l'ho ancora che capitano, assaggiato. Quello buono. Glielo metto, dai, vieni, vieni, hello, ehi. Vanno gli altri, non lui. Adesso vengono tutti qua, aiuto. Amore. Andiamo via. Quanti li potete mettere? Andiamo. Amore, vai via. Andiamo. Aiuto. Siamo stati assaliti dai piccioni grazie a qualcuno. Io pensavo che dandogliene un pezzo lontano sarebbero andati via. Invece ne abbiamo fatti arrivare 50. Proviamo. Pochette sempre gusto. Ta, solita frase famosa dell'Ale. Ha una lettera. Ma non ho preso il cioccolato bianco. Ne hai dato tutto ai piccioni. Non so, mi aspettavo meglio. Quasi quasi mi è piaciuto di più l'altro, attenzione. Un po' risentita. Adesso andiamo alla bonus track del video, La famosissima torta di crepe giapponese. La mille crepe, sai se non è buona questa. Siamo proprio un video di protesta. No alle colazioni a Soho. Magari beviamo anche qualcosa così, per sai, dire. Sai, tutti sti zuccheri. Venchino signori, venchino! Oh, ragazzi, la torta 100 paglie qui, la torta 100 crepe, quindi adesso non è che ce ne saranno 1000 perché anche a 1000 foglie ci sono 1000 livelli di... Però questa 1000 crepe con... vabbè, non so neanche a parlare. Entriamo, la proviamo perché questo si chiama Kova, giapponese o cinese, uno dei due. Adesso glielo chiediamo dentro magari, sei cino o sei giappo? Via! Riesci a contarle? No, ovviamente no. Di ognuna è una crepe sottilissima. Mangio con la destra a favore di camera. Eccolo. Questa no, si vede già dalla faccia. La mia crema preferita. Ah, oh, è la chantilly? Che non è pesante, ma è proprio panna montata con lo zucchero, vaniglia di baccello, tutte le crepe sono soft, non sa di uovo cotto la crepe, cioè proprio è bella.
sembra poca al ripieno, ma essendoci in ogni livello, vedi qua tutte le pieghe della... Ci vuole della precisione a farle, è incredibile. Guarda, è la faccia. No, vabbè. Se la migliore di giornata era facile, ma... della vita, no, eh? Cioè, ragazzi, non so neanche cosa dire, sono senza parole, benissimo. Perché poi, cioè, continui a volerla mangiare, non è che dici, è stradolce, ti stomaca. Sai quanto mi è costato dartela? Ah, dai, ce la dividiamo a metà queste due. Ma meno male che l'abbiamo lasciata per ultimo, no, meno, così. Meno male, gioiamo. È l'unico posto in cui ne abbiamo presa una in due, è l'unico posto in dove dobbiamo prenderne due in una. L'ultimo pezzo insieme. Vai. Cin. Buona. Cameriere, un'altra, due, tre, tutta. Sì, che si può ordinare anche tutta la torta intera. 62 sterline costa. Capito. Però tu arrivi con questa torta qui, 62 sterline, diventano tutti i tuoi migliori amici in un compleanno. Sì. È stato l'ultimo e quindi ci addolcisce la giornata, poi il proseguio della giornata. È iniziato all'inferno questo video ed è finito in paradiso. Il paradiso ha un nome, Cova. A Londra, a Soho, torta mille crepe, vaniglia. E non ci so ringrazierete. Termina qui questo secondo episodio di Breakfast in London, tra bestemmie, cannabis teat e quant'altro. Stiamo già odiando tutti. Potremmo intitolare questa proprio Dall'inferno al paradiso, perché abbiamo iniziato forse nel peggiore dei modi, non eravamo pronti a questa sberla, 12 sterline per un eclair di medio livello, per poi finire con una delle torte più buone mai mangiate negli ultimi anni. Vero. Dalla cornice di Carnaby Street, con le luci di Natale accese la settimana scorsa, da Londra è tutto. A voi studio. Ciao. Che poi voglio dire, cioè non è che perché sei il primo cake shop di Londra aperto 153 anni fa devi fare le torte come una volta. Cioè, i prezzi li hai alzati come perché non è questa, però la qualità è la stessa di 153 anni fa. Vabbè.